Nel 1911 è stata fondata questa scuola, è nata in periferia e quindi era dedicata a figli di operai che abitavano le zone limitrofe, che diversamente da altri coetanei abitanti e residenti in centro non avevano la possibilità di frequentare e di effettuare determinate esperienze. Basti pensare anche alle uscite didattiche. Per cui nel momento in cui la Pizzigoni ha deciso di fare erigere questa scuola in periferia, ha cercato anche di dare ai figli di queste famiglie la possibilità di fare un qualcosa che per loro non era possibile. Quindi era frequentata inizialmente soltanto da figli di operai fondamentalmente. Nel corso del tempo il metodo Pizzigoni ha avuto un po' un boom, una risonanza, per cui sono state fondate diverse scuole a metodo Pizzigoni in tutta Italia e quindi è stato un metodo particolarmente apprezzato e riconosciuto in generale, e di conseguenza anche l'utenza che ha frequentato questa scuola è leggermente cambiata, per cui venire alla Pizzigoni era avere la possibilità di poter frequentare una scuola particolare, diversa dal solito, non comune, che potesse dare la possibilità di vivere diverse esperienze. Ora stiamo avendo un pochino un ritorno alle origini, perché comunque con il fatto di poter frequentare una scuola legata al bacino d'utenza degli studenti, i nostri alunni arrivano dalle zone circostanti, e siccome residiamo in periferia è più probabile che ci siano dei bimbi stranieri, dei bimbi che magari hanno delle possibilità socio-economiche un pochino più basse rispetto a qualche anno fa, per cui l'utenza di questa scuola sta nuovamente cambiando. Ha deciso di fondare questa scuola, la Pizzigoni ha voluto pensare a tutto, per cui anche l'edificio stesso è stato progettato e disegnato da lei. Questo perché doveva rispondere alle esigenze educative che aveva lei, e per cui aveva bisogno di creare degli spazi per le idee, per le esperienze che aveva in mente di far fare ai bambini, e un edificio per la sua scuola doveva contenere molte aule, molti laboratori. Inoltre doveva rispondere sicuramente a un canone estetico particolare, per cui la ricerca del bello è sempre stata una delle sue prerogative, perché imparare in un luogo accogliente, ma anche esteticamente stimolante, bello, è sicuramente piacevole e anche fondamentale in qualche modo, per cui lei stessa ha pensato alla progettazione di tutta la scuola. Tutte le varie greche, tutti i vari ornamenti che si possono trovare sulla facciata dell'istituto non sono assolutamente casuali, per cui anche la presenza dei rosoni piuttosto che delle finestre è tutto un richiamo anche a quello che può essere il mondo geometrico, ed è anche questo uno spunto dal quale puoi partire per imparare e insegnare geometria. Anche le aiuole che sono presenti nei vari giardini sono tutte a base geometrica, per cui diciamo che la Pizzigoni non ha veramente lasciato nulla, nulla, nulla al caso, assolutamente. Esce dalla scuola rinnovata ha la capacità di far propria quella che è l'esperienza, che non è una cosa così comune, così scontata, perché potendo vivere sulla propria pelle certe situazioni e certe attività, il bambino ha la possibilità di interiorizzare veramente al meglio certi concetti. Io non, quando ero alunna di questa scuola, non mi ero mai più di tanto soffermata sul fatto di avere la fortuna di frequentare una scuola a metodo speciale. Per cui per me imparare
a contare a partire dalle cariossi di grano, piuttosto che imparare a descrivere un animale perché lo avevo lì davanti e quindi avevo la possibilità di effettuare tutto sul momento, è una cosa che è venuta veramente naturale. E quindi anche nel momento in cui ho dovuto insegnare, io in automatico ho sempre insegnato qualsiasi cosa a partire dall'esperienza che hanno vissuto gli alunni, sia in questa scuola sia nelle altre scuole in cui ho insegnato, che pur non essendo a metodo Pizzigoni, grazie alle uscite didattiche che comunque nel corso degli anni sono state sdoganate, per cui sono diventate la consuetudine per le scuole primarie, a partire soprattutto dalle uscite didattiche si riuscivano a formulare dei percorsi educativi e didattici coerenti con quella che era il vissuto degli alunni, per cui in realtà il metodo può essere applicato sia all'interno della scuola, perché ovviamente tutto è reso molto più semplice dagli spazi, dagli ambienti, dalle attività, soprattutto quelle dell'agraria appunto, ma può essere benissimo trasportato in qualsiasi altra scuola. In realtà non ho mai saputo veramente cosa volessi fare da grande. Man mano che passavano gli anni poi mi rendevo conto che l'unico luogo in cui veramente mi sentivo bene, mi sentivo me stessa, è sempre stato la scuola. Per cui quando poi è stato il momento di scegliere il percorso universitario, ho scoperto che esisteva il corso di scienze della formazione primaria, per cui ho deciso di provare a iscrivermi e ho scoperto un mondo tutto nuovo. Per cui ho avuto conferme di tutto quello che probabilmente già inconsapevolmente sapevo già. E per cui l'ho scoperto un po' per caso che in realtà volevo fare la maestra, ma forse nel mio cuore questo desiderio c'è sempre stato.